Nella provincia di Roma il settore agroalimentare è in piena crisi, questo a causa del momento che stiamo attraversando di questa epidemia del coronavirus. E purtroppo da una settimana a questa parte le vendite dei prodotti locali sono sempre meno, e dovute appunto da un discorso della chiusura di attività commerciali come bar e ristoranti. E le famiglie invece sono costrette a fare acquisti alla grande distribuzione, dove però spesso e volentieri non si trovano prodotti locali del territorio, ma si trovano prodotti provenienti da tutt'altra parte e anche dall'estero. Quindi è il momento di salvaguardare anche la nostra economia e i nostri prodotti locali, sia dal punto di vista di qualità e sia da un punto di vista proprio economico per l'aiuto delle nostre aziende. Qualche giorno fa la centrale del latte di Roma aveva comunicato ai produttori di ritirare un 15% in meno di latte. Noi come CIA di Roma ci siamo opposti a questo. Sembra che questa cosa sia stata accolta da parte della centrale del latte di Roma. Speriamo che continui così e che resti così, altrimenti sarebbe il collasso totale del settore zootecnico. Per ovviare a questo dobbiamo fare soltanto che una cosa, ridurre le importazioni, di importare meno latte dall'estero e di lavorare più con il latte locale.